me il napoletano è un veicolo per parlare d'amore in modo molto più semplice. Nel momento in cui mi arrivano dei messaggi, ecco, tramite i social, tra cui Instagram o TikTok, dove mi dicono che li aiuto in periodi per particolari della propria vita, mi raccontano cose personali in cui la mia canzone è riuscita a dargli un po' di sollievo, e per me questo è tantissimo. Anche ora mi arrivano telefonate da paesi esteri dove si sente il mio pezzo, che io non mi aspettavo di raggiungere quei posti. Partiamo dal principio. Chi è Ste? Ste è una ragazza di 27 anni, nata a Lagos, in Nigeria, ed è arrivata a Napoli in una famiglia napoletana grazie a mia madre. E abbiamo vissuto la cultura napoletana, e invece mia madre mi ha trasmesso la cultura africana. Quanti anni sei arrivata qui? 16 mesi, Ah, avevo ok. 16 mesi, sì. E in che modo le due culture hanno collaborato artisticamente a formarti? Ma in realtà non è così tanto difficile far collaborare l'Africa con Napoli, perché entrambi hanno il calore, hanno il sole nelle melodie, nei suoni, nei colori, quindi non è tanto diversa Napoli dall'Africa come l'Africa da Napoli. La melodia, l'afrobeat Sì. che si incastrano così. Esatto, i movimenti, i ritmi della musica, sì, napoletana e africana sono non troppo distanti. Quando hai cominciato a capire che la musica, non dico tanto a cantare, ma a capire che ti piaceva? Non ricordo il giorno dove non ho pensato che la musica mi piacesse. Ecco, io sono cresciuta proprio in una famiglia che ascoltava musica dalla mattina alla sera, che sia, ecco, il genere classico napoletano, all'afro con mia madre, quindi non c'è stato un giorno dove la musica non sia stata presente nella mia vita. E quando hai capito invece che cantare poteva essere una strada? Lo sto capendo ora che ci sto provando. Perché all'inizio non pensavo che cantare potesse diventare una strada, anche perché da dove vengo io non ci sono tante prospettive per i giovani, soprattutto a livello musicale, nonostante ci siano tantissimi artisti nel territorio di Castelvolturno che non emergono. Però quando hai deciso di pubblicare la musica che facevi, c'è sempre un periodo in cui all'inizio forse si ha un po' di timore e poi si decide. Quando è che tu hai deciso che era il momento di pubblicarla? Prima ho sentito l'esigenza di dover scrivere qualcosa, quindi di andare in uno studio e poter registrare. Dopo questo qua si è presentata l'opportunità conoscendo il mio manager Massimiliano, ecco, che più che altro lui è riuscito ad indicarmi questa strada e a farmi capire, ecco, c'è questa possibilità, possiamo affrontare insieme questo percorso. Quindi sì, nel momento in cui ho registrato il primo pezzo e poi mi sono incontrata, ecco, con il mio manager, il primo incontro là, ho capito che ci poteva stare questo percorso, che qualcuno credeva veramente in me, quindi potevo andare. Ricordi qual è stata la prima volta che hai pensato, che hai visto un ritorno importante di gente che ti seguiva e cominciava ad apprezzare quello che facevi? Sì, la prima volta che veramente ho capito che qualcuno mi stessi ascoltando è stato con il brano T'aggio voluto bene, perché là ho capito, ok, la gente mi sta ascoltando, perché nel momento in cui finisce la mia esibizione li vedo alzare. Io non mi aspettavo una cosa del genere, tutta quella gente è uno dei ricordi più belli che io ho al momento. Tra l'altro, quest'anno sei entrata nel progetto Radar di Spotify, quindi Sì. sei una delle voci nuove per Spotify. Cosa significa questa cosa? Cosa materialmente ti porta, anche come aspettativa? Come aspettativa, io lo trovo un mezzo, un'opportunità soprattutto per poter raggiungere più persone, magari in breve tempo, che non è perché deve essere un numero, ma perché posso dare il messaggio che dico nelle mie canzoni a più persone, e il messaggio arriva molto più velocemente, ed è una cosa bella. Il messaggio è che siamo tutti uguali, che non ci dovrebbe essere differenza, perché quello che provo io da donna che ama altre donne è lo stesso di un uomo che ama una donna, o dell'affetto in un ambiente familiare. C'è stato un momento in cui hai riconosciuto che questo messaggio stesse arrivando a un pubblico, a una platea più alta, non so se a che riferimento a TikTok. Nel momento in cui mi arrivano dei messaggi, ecco, tramite i social, Social. tra cui Instagram o TikTok, dove mi dicono
che li aiuto in periodi per particolari della propria vita, mi raccontano cose personali in cui la mia canzone è riuscita a dargli un po' di sollievo, e per me questo è tantissimo, perché significa che sto scrivendo cose positive, cose che aiutano, certo. Non sono fine a se stesse. Di questo mondo musicale invece cosa stai scoprendo? Tantissime persone, tantissimi artisti, tantissimi generi, ma a livello di approccio alla musica, tantissimi modi di pensare, modi di fare musica, e che la trovo una cosa bellissima, perché ecco, prima avevo accesso a queste cose tramite YouTube, Spotify, ma ascoltando, ora le posso vivere dei contesti positivi che mi danno possibilità anche di migliorare ogni volta che conosco una persona nuova. Fa un po' impressione vedere questo mondo qualche anno fa dal di fuori, adesso cominciare a fare i primi passi all'interno. Per carattere, sono sempre stata una persona con i piedi troppo saldamente a terra, perché io penso stare troppo con i piedi per terra non ti dà la possibilità di aprirti alle persone, di farti vedere per quello che sei. E ora direi che cammino molto più, in modo più leggero, però sempre con i piedi al terra. E in famiglia che dicono? In famiglia sono tutti entusiasti di ogni mio progetto, di ogni mia canzone. Cosa ricordi invece del primo pezzo andato virale? Cioè a un certo punto esplode e tu dici che sta succedendo? di questo brano ricordo... Di Red, parliamo di Red. Sì, di Red. Di Red ricordo che la cosa era veramente inaspettata, perché io pubblicai questo brano con la tranquillità nelle stories. Lo pubblico, l'ho registrato oggi, l'ho scritto, vediamo. Facciamolo sentire, che fa? E da là non si capisce più niente, mi arrivano messaggi, telefonate. Ragazzi, comunque il brano sta girando. Anche ora mi arrivano telefonate da paesi esteri dove si sente il mio pezzo. Io non mi aspettavo di raggiungere quei posti. Quindi è stato pazzesco per me. E tuttora tendo a non accorgermi di quello che è successo. Quel brano, Red, ha dato modo di ascoltare anche i brani precedenti. E hanno apprezzato anche quelli. Magari ecco, c'è gente che mi ferma per Red, la maggior parte, ma c'è gente che mi ferma per Catrine, per Ansia, per Taggi Voluto Bene. E riferimento invece alle influenze musicali, quanto il tuo suono si può avvicinare a suoni e voci che sono anche un po' più contemporanei, hanno un successo internazionale? Ovviamente penso a Thames, per esempio, ma giusto perché ci sono riferimenti chiaramente anche di origini, in qualche modo. Sì, Thames è una delle artiste che seguo, contemporanee, però direi che io cerco di adattarmi a degli artisti big tipo Mina, tipo Etta James, Pino Daniele, Ornella Vanoni, sì, chi più ne ha più ne metta, Beyoncé, sono loro i pilastri della mia musica. Come è stato crescere a Castel Volturno? È stato difficile, a differenza di come se ne parla, non è un posto facile. Assolutamente, però io sono cresciuta bene, fortunatamente grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi sono intorno, sono cresciuta benissimo. Tu ormai sei all'interno, diciamo, di questa macro scena napoletana, no? Questi ultimi anni stanno molto bene, in cui ci stanno chiaramente urban, hip hop, R&B e tutto il resto appresso. Cosa ne pensi di questa scena? Quanto ti senti dentro questa scena? In cosa ti senti o non ti senti dentro? La scena musicale napoletana al momento è quella che sta dando positività a Napoli, quindi mi farebbe piacere entrare in questa scena. Non mi sento ancora arrivata. Mi farebbe piacere, ecco, essere considerata da Napoli una portatrice pure della musica sua, perché io poi canto in napoletano, non solo in italiano e inglese. E soprattutto in napoletano, per me il napoletano è un veicolo per parlare d'amore in modo molto più semplice. E invece che estate ti aspetta? Io spero, all'insegna di impegni, all'insegna di stare a contatto col pubblico, che è la cosa che mi dà più gioia. Come è stato il passaggio su palchi più grandi e con un pubblico più grande? È stato un passaggio non direi difficile, perché ecco, le persone sono state molto calorose, quindi non mi hanno dato la difficoltà nell'interagire con loro,
però è stato un percorso personale, che essendo una persona timida era difficile per me interagire e avere, prendere posizione su un palcoscenico, però piano piano tuttora ci sto ancora lavorando. Cosa ti auguri per il futuro, per i prossimi mesi, per i prossimi anni e anche se c'hai qualche desiderio, no? Qualche sfizio che vuoi togliere? Per i prossimi mesi mi auguro di cantare negli stadi, è una cosa che io desidero, desidero passare. L'artista con cui vorrei, ecco, avere anche uno scambio, ma di 5 secondi, 5 minuti, sarebbe pazzesco poter scambiare due chiacchiere con Mina e sentire la sua opinione, capire come si approccia alla musica, per me sarebbe importante.